tra Bimedia con Attilio Caia, dopo l'allenamento del venerdì, prima dell'ultima riunione tecnica con l'Empoli degli Antonio, si va a Sassari, dove hanno vinto solamente Siena-Milano, giusto per rendere l'idea dell'avversario che si tocca domenica. Sì, e noi speriamo di far la terza, come si dice, non c'è due senza tre, noi andiamo fiduciosi di poter fare risultato, con tutto il rispetto della squadra avversaria, che basta vedere i suoi risultati che tu hai accennato, la sua classifica, però insomma, noi dobbiamo e ci crediamo di poter fare una buona partita, e poi se assieme a una buona partita c'è anche un briciolo di fortuna, può essere il momento buono per fare un colpo. Noi ci crediamo, lavoriamo ogni giorno duramente per questo risultato e insomma siamo concentrati, abbiamo già metabolizzato la partita di domenica scorsa, perché era una partita molto importante in caso di vittoria, ci poteva dare qualcosa di importante, quasi per dire un po' a rilassarci, invece così non c'è possibilità di rilassamento, dobbiamo spingere, stiamo spingendo e dobbiamo vincere prima possibile una partita fuori pronostico. E questa è la prima occasione, quindi giocheremo per fare questo. Credi nella fortuna nella pallacanestro? Ma la fortuna uno se la deve creare, se tu ti metti nelle situazioni di potertela creare, poi ti può aiutare, e viceversa vale anche il contrario, se tu ti metti nelle situazioni di fare tanti errori e poi c'hai anche la sfortuna, perché lo sport è così crudele, aiuta quelli che si fanno aiutare, aiutati e che Dio ti aiuta, no? Quelli che ci mettono tanta bravura sono anche aiutati, quelli che fanno tanti errori sono anche sfortunati. E detto questo, noi cerchiamo di fare meno errori possibili, e quindi insomma domenica abbiamo fatto qualche errore, purtroppo, e la sfortuna ci ha punito. E speriamo la volta prossima di fare qualche cosa di positivo e quindi la fortuna ci possa aiutare. Troverai ancora con un pacchetto lunghi che potrà contare su Tusek, l'ho visto uscire abbastanza. No, Tusek sarà assente. Quindi avrai un pacchetto lunghi veramente ridotto al lumicino. Il lumicino light dovrà quindi riciclarsi ancora da 4. Sì, il positivo rispetto alla settimana scorsa c'è, cioè che Perkovic si è allenato tutta la settimana e non è a poco. Pieno regime, esatto, e quindi ha recuperato al 100% il suo problemino di indisposizione della volta scorsa, quindi abbiamo un lungo in più, Milic sta andando bene, e quindi abbiamo un giocatore straniero in più che ci può dare anche qualcosa in termini offensivi, e poi all'occorrenza, se c'è bisogno, Antonelli è sempre pronto per dare una mano, ecco, nel caso ci fosse bisogno sono convinto che lui il suo contributo lo possa dare. Hai nominato il giocatore appena arrivato, impressioni dopo 3 giorni di allenamenti da parte di Jason? Ma le impressioni sono in linea con quanto ci aspettavamo, le caratteristiche del giocatore sono caratteristiche di un giocatore che conosce la pallacanestro, di un giocatore che ha buone qualità offensive, magari senza eccellere in una in particolare, però può tirare da fuori, può attaccare in uno contro uno, può attaccare con l'arresto il tiro, può dare una mano di fisicità dentro l'area, queste sono componenti positive che lui ha, e quindi con la sua energia, con la sua voglia di fare, sono convinto che possa essere un buon inserimento per noi. Al di là dell'inesperienza della giovane età, cos'è che non ha funzionato con Roderick? Ma no, non ha funzionato il semplice motivo che quando l'abbiamo preso lui c'era bisogno di certe caratteristiche, noi l'abbiamo preso con Von Wefer, e Von Wefer era attacco e basta, molto attacco, cioè da solo poteva essere, come si dice nel calcio, da solo fare reparto, lui in attacco da solo faceva reparto, però bisognava proteggerlo in difesa, dove poteva difendere su me, su te forse, e poteva... Su di me ho qualche dubbio. No, non ti buttare giù. Bisognava aiutarlo a rimbalzo, bisognava aiutarlo magari in qualche gioco di contropiede. Erano tutte quelle caratteristiche che Terence aveva e ha dimostrato, perché anche l'ultima partita contro Casale, verissimo, ha giocato contro Temple e Temple ha fatto 0, ha fatto l'ultimo canestro, ha preso 10 rimbalzi, ha fatto 2 o 3 cost to cost, insomma ha fatto quelle cose
e che doveva fare prima quando è stato preso. Poi dopo Von è andato via e allora lui si è dovuto, non dico riciclare, ma doveva fare altre cose. È verissimo. Altre cose, però non è riuscito, quindi non è riuscito perché a livello di fisicità quello che gli riusciva facile in A2, qui a livello di fisicità non gli è riuscito e quindi ci ha provato, è stato molto generoso, ma sono cambiate le carte in tavola, le esatto, e quindi non è stata colpa sua, non è stata colpa di nessuno. Cremone e Sassari giocano una pallacanestro abbastanza agli antipodi, potrebbe essere una gara divertente domenica. Sai, alla fine diventa divertente solo per chi vince, per chi perde sta lì a piangere, sta lì a recriminare, e loro sicuramente giocano molto, molto liberi, giocano molto sul talento, e vederli da neutrali dall'esterno, anche da tifosi loro, soprattutto quando giocano in casa, è piacevole perché sanno tirare, sanno passarsi la palla, hanno veramente talento diffuso su tutto il campo, oltre a questa poi regia di Travis Diner, che è una regia importante, e con un nucleo italiano dalla panchina anche lì di consolidata esperienza, perché sono assieme da anni Vanuzzo, De Vecchi, Sacchetti, Pinton, sono assieme da anni come dici te, ma anche da anni che calcano i campionati di A1 e A2 con ruoli di primaria importanza, quindi hanno accumulato un'esperienza che vi direi di chiamarli gregari di lusso, ecco. E tutto questo ha fatto sì che sia una squadra che sta facendo un campionato di alto livello. Più importante Travis o Drake nell'economia del gioco sassarese? Ma sono importanti tutte e due, perché parlando di Travis è quello che ha la palla in mano, è quello che fa punti, che fa giocare la squadra, che smista assist. Però se guardate le medie di Drake sono impressionanti. Drake tira con il 60% da 2, col 40% da 3, 80% i liberi, quasi 5 rimbalzi a partita, 3 assist a partita, cioè veramente notevolissime. Quindi regalami chi vuoi dei due, guarda, non prendo quello che scarti tu. Un'ultimissima cosa extra Sassari Cremona ieri sera, Cantù Maccabi, che partita è stata? O sei riuscito a non vederla? No, devo dire che ho visto un po' quelle, ho visto un po' Siena-Malaga, ho fatto un po' di zapping tra le due partite. Ma sai, Cantù ha fatto una partita che ci ha già abituato a fare in Eurolega, perché la stessa partita l'aveva fatta con lo Zalgiris, la stessa partita l'aveva fatta a Barcellona. Quando una squadra è consolidata, quando una squadra ha un sistema, quando una squadra gioca assieme da tanto tempo e i giocatori stanno bene assieme e hanno un'idea di gioco, cioè ogni partita viene in automatico, cioè non c'è la novità, non è una sorpresa. Cantù è una sorpresa. Una sorpresa quando non gioca così bene, perché ormai hanno talmente tanta qualità, sono talmente rispettati, bisogna fargli talmente tanti complimenti che ci hanno abituato. Questo è un complimento per una grande squadra, ecco, perché loro sono una grande squadra e la grande squadra non fa notizia quando gioca bene, ma fa notizia quando gioca meno bene, ecco, questo è un complimento di una grande squadra. La domanda era finalizzata alla partita di sabato scorso che Cantù ha perso a Sassari. Ma quella era un'altra Cantù, era un'altra partita, c'era un'altra energia, nervosa, insomma, con tutto il rispetto a Sassari, che abbiamo già parlato prima, Cantù non era la stessa Cantù. Questa energia nervosa che voi immagino avrete. Dobbiamo avere assolutamente, dobbiamo caricare, sai, noi la società, tutti si spinge, poi i giocatori devono ritrovare le risorse dentro di loro, andare a scavare dentro il loro cuore e il loro interno. L'avventura di Trebi Media è iniziata all'andata contro Sassari, potresti farsi un regalo per domenica? Magari, vi porto qualcosa da Sassari, oltre a un bel foglietto rosa, sarebbe veramente una grande cosa per voi che come noi lavorate tanto per il basket cremonese, e io penso che tutti ci meriteremmo qualche risultato più positivo di quello che stiamo avendo, però dai, continuare a spingere, continuare a fare, quando uno sta, queste sono le regole di gioco, io non sono un giocatore, ma le regole dei giocatori dicono che quando uno sta seduto al tavolo di gioco, se resiste nei momenti duri, prima o poi la pallina gira. Quando magari meno te ne accorgi, quando meno te l'aspetti,
è il momento che la pallina gira senza magari a volte sapere come, ma se resisti prima o poi la pallina gira, però devi continuare a insistere e a puntare. Grazie da Attilio Caia, insistiamo. Insistiamo, grazie anche a voi.